un nuovo video e intanto vi volevo far vedere cosa ho trovato nell'uovo di Pasqua, che è questa collanina qui con tanti tanti cuoricini. Spero si veda qualcosa, c'è un po' di luce e mi piace tanto tanto, nell'uovo dei baci. E adesso vi volevo far vedere una review, insomma, per una trilogia che spero conosciate, se non in tutti, in abbastanza, che è quella di The Maze Runner. Quindi ho i libri qua. Il primo, come tutti sapete, spero, è Il Labirinto. E allora, Il Labirinto è un bellissimo libro, mi ha appassionato tantissimo e fin dalla prima pagina, perché ogni capitolo, cioè praticamente io adoro i suoi capitoli di James Dashner, perché praticamente sono veramente corti. A me piacciono i capitoli corti, non troppo lunghi. Infatti, ad esempio, questo qua inizia il capitolo, praticamente dopo poche pagine è già finito. Quindi mi piace anche questo, perché i capitoli troppo lunghi a me dopo un po' stancano. Però fin dal primo capitolo, appunto, quando Thomas si risveglia nell'ascensore, ogni volta che finivo un capitolo avevo voglia di leggere quello successivo. Era una cosa fantastica. Come il primo libro, anche il secondo libro, che è, scusatemi, che è La Fuga, ho sbagliato, che è La Fuga, secondo me è veramente bellissimo, perché il primo libro, non voglio fare troppo spoiler, insomma, il primo libro finisce che loro scappano dal labirinto, riescono a scappare, riescono ad uccidere i doventi. Il secondo libro ovviamente inizia che loro stanno scappando, quindi si ritrovano su questa verga che è una specie di, chiamiamolo, elicottero per scappare con delle persone che all'inizio sembrano buone, poi si rivelano cattive, poi vengono uccise queste persone con cui stavano scappando, quindi si ritrovano da soli, pensano di aver finito le prove, quindi di poter tornare nel mondo reale, non nel labirinto, e, perché appunto l'hanno anche sconfitto, il labirinto, sono riusciti a scappare. E invece no, c'è un'altra prova che consisteva appunto in questo libro qua, della fuga, e di andare per la radura, un posto tutto bruciato, praticamente bruciato dal sole, perché per chi non lo sapesse il sole si è avvicinato troppo alla terra e si è contratta un virus anche che si chiama eruzione, di cui tutto il mondo è stato contagiato, tranne questi che erano nel labirinto. E loro si ritrovano in questa radura tutta bruciata e devono passarla tutta insieme, perché alla fine dicono che gli davano questo antidoto per il virus, l'eruzione, contratto, dicevano che loro avevano il virus. Riescono a passare questa radura bruciata, ma si scopre alla fine che sti brutti bastardi della cattivo gli hanno detto una balla a tutti, che in verità non tutti sono contagiati e oltretutto non gli danno l'antidoto perché lo stanno ancora programmando anche loro, stanno ancora capendo come fare, come produrre un antidoto. Ultimo libro, che è questo qui, La Rivelazione. Ci sono rimasta molto molto male, perché in questo libro speravo si risolvesse tutto, non si risolve niente. Allora, loro, Newt contrae l'eruzione, cioè è ammalato di eruzione, muore, chiede supplicando a Thomas di sparargli perché non voleva diventare come gli altri che hanno contratto questo virus. Teresa e Thomas sono vivi? No, stanno per scappare definitivamente dalla cattivo. A Teresa gli casca un blocco di cemento addosso, quindi muore prima di uscire. Ok. E lui si ritrova da solo con Brenda, che è una ragazza che ha incontrato nel secondo libro, nella fuga. Si innamora di Brenda. Ma il libro finisce che loro sono in una radura totalmente nuova, piena di alberi, erba, insieme a quei pochi sopravvissuti, e si abbracciano. Finisce così. Loro due si innamorano, sì, però no, ok? No. Libri bellissimi, anche se speravo in un finale un po' diverso, un po' molto diverso. Adesso sto leggendo il quarto libro, che non è il quarto, è un prequel, quindi
è questo qua e si chiama La Mutazione, anche se non mi sta emozionando come la trilogia. Io adesso sono solo a capitolo 12, quindi pagina 70, non è così tanto, però non mi sta molto prendendo, insomma. Vabbè ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, mando tanti bacioni al prossimo video, ciao! Ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi una cosa, vi lascio una foto per farvi vedere l'ultima mia creazione, lasciatemi nei commenti, insomma, cosa ne pensate, se vi piace o no, grazie!